Buonasera a tutti. Ho il telefono. No, cade. Scusate. Medio dritto. Ci siamo quasi. Ciao a tutti quelli che si stanno collegando. Eccoci qua. Sei persone. Ciao a tutti, buonasera ragazzi. Oggi abbiamo un grande, almeno per me, un grandissimo onore di avere come ospite qui con noi a Cacciatori Giovani Emanuele Sabatti, che è l'amministratore della ditta Sabatti. Stiamo curando le ultime cose di rete e partiamo. Allora, controllo di aver fatto correttamente l'invito. Ciao Raffa! Allora, ciao a tutti, ciao Alessandro, ciao Paris. Allora, dire, ehi là, ciao Raffa, grande. Ecco, grande, perfetto. Hai visto che bella maglia, Albi? Non riesco a tenere dritto il telefono, scusate, avevo costruito un accrocchio con lo scotch che si sta smontando nei primi 5 minuti e non è durato niente. Allora. Ciao a tutti, siamo partiti un po' prima, aspettandoci i soliti problemi di connessione o delle linee che succedono tutte le volte. Per questa occasione praticamente sono seduto sul modem affinché non perda la linea. Ottimo, eccoci. Buonasera. Buonasera, vediamo se Buonasera. riesco a piazzare di nuovo questo telefono. Ho delle scritte sopra, ma Sì, perché sono i commenti delle persone che ci stanno seguendo. è normale, È bene. normale, io poi quando c'è qualcuno che fa qualche domanda, gliela leggo e ovviamente me le segno in modo tale da non interromperla tutte le volte. E la leggo e poi ci penso io, insomma, le leggo e poi se c'è qualcosa di cui non abbiamo parlato, magari gliela faccio. Bene. Ok. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, siamo partiti con qualche minuto di anticipo per i problemi classici di rete, così almeno siamo sicuri che non, insomma, se c'era qualche problema, se fosse stato qualche problema, così avevamo il tempo di poterlo risolvere. Diamo Anche di ovviamente, sistemarci. esatto, luci, controluci e comodità varie, acqua per l'occasione, ecco. E diamo il benvenuto questa Acqua, sera sì. Acqua, esatto, all'ingegner Sabatti, benvenuto, grazie mille per davvero grazie, come dicevo poco fa, per me è un onore, io sono un grandissimo fan, penso che si veda abbastanza, e quindi grazie anche dal punto di vista personale mio.
Grazie anche da parte di Cacciatori Giovani per la possibilità di questa bellissima serata. Abbiamo un sacco di argomenti e vediamo se riusciamo. Ovviamente cercheremo di non fare, abbiamo parlato in accordo, cercheremo di non fare una cosa super lunga che poi risulta noiosa, ma magari se c'è qualcosa che anche mi chiedete nei commenti, che poi io mi segnerò, l'ingegnere ci ha dato la possibilità già di un'altra disponibilità per un'eventuale altra data, se dobbiamo parlare di qualcos'altro. E magari approfondire qualche argomento che non riusciremo a trattare stasera, c'è la possibilità di rifarlo. Quindi non vi preoccupate, io me lo segno, non ci dimentichiamo le cose che ci chiedete. Sì, anche perché gli argomenti sono talmente tanti e poi sono talmente vasti, che quindi in effetti può valer la pena di incontrarci un'altra volta, sì, Super, sicuramente. super volentieri. E questa sera pensavamo di intanto che aspettiamo le 9:30, vi spiego, stasera avevamo pensato con l'ingegnere di dividerla diversamente, nel senso che dividere per argomenti, in particolare parlare di dividere le nostre chiacchierate, le nostre discussioni, parlando di canne, azioni, scatti, calzature e argomenti, tra virgolette, miscellanea, con argomenti diversi su alcuni approfondimenti. Questa sera vogliamo iniziare con le canne, perché diciamo uno degli argomenti più sostanziosi è quello su cui ci vengono di solito più domande, canna e azione, per poi continuare con lo scatto, la calzatura e gli argomenti che rimangono. E nella seconda parte della serata, se c'è qualcosa che ci per termini di tempo ci lasciamo indietro, continuiamo più avanti, insomma, faremo un'altra data. Buonasera a tutti, vediamo se c'è qualcuno che ho chiesto. Ok, direi che sono le 9:30 e possiamo partire in orario. Che ne dice? Bene. Partiamo, perfetto. E allora, quello che volevo chiederle è sicuramente dal punto di vista delle canne, visto che è uno dei principali produttori in Italia, io tutte le volte, diciamo così, le canne vengono prodotte ovviamente in materiali e in lunghezze differenti. Quello che molto spesso si chiede, anche nei poligoni a lunga distanza, ma anche nei poligoni a 100 metri, ci sono i classici argomenti cosiddetti da poligono, se non da bar, cioè lunghezza della canna, la mia canna è più lunga, quindi spara più lontano, la mia canna è più corta, quindi spara più vicino, la mia canna è di inox, quindi è migliore, no? È migliore il carbonio, insomma. Se possiamo rispondere appunto a questa domanda, cioè le canne sono migliori se sono lunghe? Ci sono delle motivazioni quando uno sceglie di fare una canna più corta o una canna più lunga? Ma allora, dobbiamo dividere quella che è la tradizione da quello che è la tradizione venatoria, tradizione armiera, e quello che è poi la realtà vera della fisica che sta dietro alla lunghezza della canna. Vi faccio un esempio. I tedeschi sono sempre stati amanti di canne lunghe, sempre avuto canne a 65 centimetri di lunghezza. Nel giro di pochi anni hanno cambiato completamente. Hanno cambiato completamente, si sono allineati alla scuola americana, canne corte e tozze, invece che lunghe e sottili. Badate bene che una canna corta e tozza pesa più o meno come una canna lunga e sottile. Gli italiani ancora fanno fatica a recepire questo concetto. Purtroppo gli italiani non hanno una grandissima tradizione di canna rigata, a parte un po' sulle Alpi, ma comunque una tradizione mitteleuropea, quella della caccia alpina. Quindi devo dire perché scegliere una canna lunga? In realtà non c'è un motivo particolarmente valido di scegliere delle canne lunghe. Se noi guardiamo Cominciamo a guardare le velocità. Le velocità non cambiano granché. Se voi andate a guardare come si sviluppa la pressione in una canna, basta andare al banco di prova con i loro sistemi piezoelettrici, vedete che la pressione cala molto molto rapidamente. Cala molto rapidamente. Il guadagno di velocità è molto marginale. Dopo i 30 centimetri il guadagno di velocità è poco, piccolo. Dopo i 50 in realtà abbiamo delle variazioni minime e quindi
Alla fine uno si potrebbe chiedere, ma per andare a caccia cosa mi servono? Canna lunga, cosa mi servono 6 o 7 metri al secondo in più? Anche perché gli americani chiaramente hanno detto 50 piedi ogni 2 pollici di guadagno di velocità, quindi 50 piedi ogni 2 pollici è veramente una sciocchezza. Non so, saranno 15 metri, 3x5, 3x5, 15, 15 metri al secondo. Cosa ti cambiano 15 metri al secondo su 50 mm di canna in più? Niente. Quindi sfatiamo un po' il mito della velocità. Ora uno potrebbe chiedermi, sì, ma perché fai le canne da 71 cm, quelle da tiro? In realtà si fanno le canne da 71 cm e i tiratori di F-Class le fanno anche più lunghe. Per un motivo ben preciso. Normalmente i tiratori professionisti, i tiratori di alto livello, non usano cartucce commerciali, non usano caricamenti commerciali, usano caricamenti speciali, quindi polveri estremamente progressive, pressioni quasi sempre al di fuori di quelle ammissibili dalla normativa. E allora riescono a sfruttare anche l'ultimo tratto di canna per guadagnare qualche metro al secondo. Che senso ha questo guadagnare qualche metro al secondo? Per la caccia nulla, per il tiro fino a 500 metri molto poco, fino a 600 metri, fino a 800 metri. Per i tiri a lunga distanza comunque il guadagno è dato dal fatto che il proiettile sta in volo di meno. Meno sta in volo il proiettile e meno è sensibile al vento laterale. Vento laterale è quello che fa perdere le gare. Se uno è sfortunato che nella sua sessione di tiro c'è vento trasverso, rischia di perdere la gara. Rischia di perdere la gara. Quindi, meno il proiettile vola o comunque il proiettile se vola per un tempo inferiore, meno è sensibile al vento laterale. Questo è il vantaggio. Ma noi stiamo parlando solo di competizione ad alto livello, dove i 2 centimetri fanno la differenza tra un 4 e un 5. A caccia non c'è nessuna necessità. A caccia non c'è nessuna. Anzi, io direi di più: una canna tozza e corta è molto più precisa di una canna lunga e sottile. La canna è un sistema vibrante. Una mensola incastrata, chiamiamola così in fisica, in meccanica razionale, chiamiamola mensola incastrata, più è corta e più è tozza e meno è ampia la sua oscillazione, quindi questo è chiaro. Canna corta e tozza sparerà bene, la perdita di velocità è poco sensibile, per cui immaginare il motivo per cui una canna debba essere lunga e sottile, veramente faccio fatica a capirlo anch'io, ecco. Quindi poi sono cose che dopo anni su cui ci lavori e ci studi ti vengono facili, però capisco che non sempre per chi non è proprio del settore è difficile comprendere esattamente come stanno le cose. A questo aggiungerei ancora un paio di questioni. Tenete presente che il volume di combustione non è solo il volume del bossolo, è anche il volume della canna. Quindi calibri piccoli alla fine hanno un volume di combustione più piccolo dei calibri grossi, perché la canna ha sezione minore. Quindi paradossalmente qualche centimetro in più di piccolo calibro può anche starci. Stiamo parlando solo di guadagnare sempre gli stessi 50 piedi ogni 2 pollici, non ci allontaniamo tanto da questa regola. Poi oggi, per esempio, va di gran moda il 308 Winchester, quindi una cartuccia piuttosto piccola con una canna di diametro grosso che brucia la sua polvere molto velocemente, quindi anche lì ricordatevi che chi di voi ha fatto il militare. Chi non si ricorda il Garand o il Falde della Beretta, insomma, canne corte, era tutto quello che serviva, sono le canne militari, la lunghezza delle canne militari, non dobbiamo inventare niente, i militari lo sapevano ben prima di noi cosa serviva per sparare un 308.
Anche perché dal punto di vista di anche la canna lunga e sottile, rispetto alla canna più corta, il sottile magari vuol dire anche che si scalda di più nelle sessioni di tiro lunghe. Sì, ma si scalda di più. Quanto si scalda dipende dal volume totale della canna. Quello che posso dire sicuramente è se la canna lunga e sottile ha lo stesso volume di una canna corta e tozza, la temperatura totale della canna non varia molto perché poi lei tenderà a Ok. stabilizzarsi. Però la resistenza alla deformazione di una canna più pesante e più corta è senz'altro maggiore. E Ok. anche il fatto che noi comunque nelle nostre canne abbiamo delle tensioni residue dovute alle lavorazioni e a tutto quello che ha preceduto le lavorazioni, perché la laminazione e tutte le lavorazioni, i trattamenti termici lasciano comunque dei segni. Ecco, tutto quello che è stato fatto prima lascia un ricordo indelebile all'interno della struttura atomica, della struttura cristallina della canna. Quindi possiamo fare delle belle distensioni, possiamo fare dei trattamenti termici che cercano di neutralizzare tutte queste tensioni accumulate, ma in realtà qualcosa rimane sempre. Quindi una canna lunga si muove di più di una canna corta e tozza, una canna lunga e sottile, quindi quando la scaldate lei comunque un pochino si muoverà. Quindi un altro grosso vantaggio della canna corta e tozza è che si muove di meno quando si scalda, e questo è ovvio. Poi E uno dirà: cambia. a me a caccia cosa mi importa? Il primo colpo conta, il secondo lo tiro raramente, ma è vero, è vero, è vero. Sì, Comunque. certo, per carità. Ma su questo cambia anche molto il materiale, cioè se io ho l'inox No, contro il cromo molibdeno. no, 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 no. Allora, cosa fa? Allora, adesso uno mi dirà: ma perché tu non fai canna inox? Non è vero, un po' di canna inox l'ho fatta, anch'io ne faccio anch'io, qualche cliente le vuole. Perché facciamo poche canne inox? Perché gli italiani non vogliono le canne chiare. Non è che non. È chiaro che io quando mi accorgo che se faccio le carabine da tiro con canna chiara, gli italiani non le comprano, comprendo Non lo faccio più. perfettamente che in Italia io dovrei andare canne nere. Se però vogliamo andare un pochino a discutere del perché una canna è inox o del perché una canna è in acciaio al carbonio. Allora, prima di tutto, quando parliamo di acciaio al carbonio, sono tutti acciaio al carbonio bilegati o trilegati, quindi nickel cromo molibdeno oppure cromo molibdeno. Quindi non stiamo parlando di acciai C40 al carbonio, come un acciaio al carbonio che comunque è sufficiente per fare una canna, non è che serva chissà che cosa, uno 0,4 di carbonio è quello che ci vuole per fare un acciaio da bonifica. Poi ci vogliamo mettere un po' di nickel e cromo. Di molibdeno o di vanadio, quello che vogliamo noi, diventa un'ottima canna. Teniamo presente che tutti questi elementi in lega comunque servono relativamente perché noi non possiamo andare con le durezze al di sopra dei. Parlo di resistenza a trazione, dei 100 kg al millimetro quadro di resistenza a trazione oppure 1000 newton al millimetro quadro, che è più o meno la stessa cosa. Perché poi non le foriamo più queste canne, non riusciamo a forare, non riusciamo a lavorare, Ok. non riusciamo a tagliare le camere di scoppio, quindi non possiamo andare oltre certe durezze, almeno non utilizzare le tecnologie che non sono ancora alla portata di tutti. Quindi la durezza massima consentita per una canna più o meno è questa, possiamo andare leggermente sopra, alcuni tedeschi hanno delle canne leggermente più dure, gli americani hanno delle canne leggermente più morbide. Le canne inox come sono? Le canne inox sono dal punto di vista della resistenza scadenti, sono molto più tenere. D'altronde se le vogliamo ogivare, o le vogliamo intagliare con la rigatrice, o le vogliamo brocciare, non possiamo usare canne dure. Non c'è verso di ogivare una canna dura, si strappa tutto.
di bruciarla o di intagliarla con l'utensile della rigatrice, anche lì dopo pochi giri gli utensili non tagliano più e cominciano a fare delle misure che non sono più accettabili. L'unica tecnologia che può rigare le canne dure è la martellatura, che è poi la tecnologia che usiamo noi. Le altre tecnologie non sono in grado di rigare le canne dure perché non sono fatte per questo scopo. Tant'è vero che i militari vogliono le canne martellate proprio perché è l'unica tecnologia che gli garantisce delle canne con una durezza elevata. Tornando invece all'acciaio inox, perché è meglio da un certo punto di vista? È meno resistente perché l'AESI 416S che si usa normalmente è molto tenero, è un acciaio da 75-80 kg al millimetro quadrato di resistenza a trazione, quindi tenero, più tenero di un normale acciaio a carbonio non legato. Però ha un grosso vantaggio, ha tanto cromo. Questo cromo è quello che dà l'inossidabilità. Ricordiamoci che questi acciai martensitici sono inossidabili solo dopo tempra, quindi questi acciai non sono gli acciai delle forchette o dei cucchiai che sono inossidabili sempre. Gli acciai per cane sono acciai martensitici, sono inossidabili solo dopo tempra. E sono parzialmente inossidabili, non sono totalmente inossidabili, quindi un'inossidabilità parziale. Perché gli inossidabili veri non si riesce a indurirli, sono tenerissimi. Tornando al cromo, il cromo ha un grosso vantaggio. Resiste molto meglio all'aggressione chimica della fiammata del dardo incandescente che fuoriesce dal bossolo quando la polvere si incendia. Il proiettile viene spinto avanti da questo dardo incandescente, dalla pressione dei gas, ma la pressione dei gas è generata da questa combustione. Questo dardo provoca un'erosione chimica sulle pareti del trot. Il trot è il cono di forzamento. Eroso il cono di forzamento, la canna non c'è più verso di farla sparare come si deve. Tanto è vero che tanti tiratori accorciano qualche millimetro la canna, riprendono la camera di cartuccia e riprendono il trot e la canna torna a sparare come nuova. Quindi perché è la prima parte della canna quella che si distrugge. Adesso vi voglio ricordare che i tedeschi con la loro famosa mitragliatrice MG42 avevano fatto la prima parte del trot in stellite proprio per questo motivo, per salvaguardare il trot. Penso da. È una specie di Vidia dei tempi, insomma. E questi, quindi praticamente se una canna è più dura, è vero che, cioè, quindi se io ho una canna più morbida in inox, o piuttosto che una canna più dura che non lo è, non vuol dire quindi che la canna più dura, scusa, gioco di parole, di più. È la canna inox che dura di più Allora, la perché è canna, più la canna, no, resistente. la canna dura, du, la canna più dura, più resistente, dura un po' di più. Però la canna più morbida in inox resiste meglio all'aggressione della fiammata, del dardo incandescente, per cui alla fine se la giocano, Ok, sono sovrapponibili. diciamo con forse un leggero vantaggio per la canna inossidabile che dà meno problemi anche dal punto di vista poi della ruggine, del mantenimento, quando tu hai pulito bene una canna in inox usando dei solventi, più o meno sei a posto. Una canna Ok. in acciaio a carbonio, una canna legata, è meglio che cerchi di passivarla in qualche modo. La cosa migliore è spararci una fucilata. Se non puoi sparare una fucilata a casa tua perché non hai un poligono, in casa, devi proteggerla con olio, con qualcosa, in modo che non inneschi la ruggine perché poi si cominciano a creare delle situazioni. Soprattutto quando le armi vengono tenute in cantina con alta umidità, in cui se la canna non è protetta può arrugginirsi e internamente, la precisione si fa presto poi a perderla quando si comincia a creare una ruggine un po' estesa all'interno del foro della rigatura. Però invece l'estetica, almeno nel nostro paese, è meglio sulla canna che direttamente è scura. Ho La visto gente che. non gradisce, soprattutto per la caccia, non gradisce la canna chiara, non gradisce la canna Oh, chiara. ma. E ricoprirla? Nel senso, farle ricoperte di base? Ho visto che Sì, molti si fanno può canna fare di inox tutto. Allora, ricoperte di base. carbonio, l'acciaio inox, si possono fare
alcuni tipi di ricopertura in siracoto, poi ci sono anche delle ricoperture galvaniche, però sono molto costose, e quindi, poi Ok, quindi è un... dipende da quanto uno è disposto a pagare per una canna di questo Certo, tipo, perché poi certo. il giochino è tutto qua, quanto sei disposto a pagare per avere questa cosa in più che non serve a niente. Materiali invece, se mi permetto, materiali sempre di canne, parlando di canne, rimanendo qui, materiali nuovi. Io ho visto alcune canne anche sue ricoperte in carbonio, magari con l'anima cioè molto più piccola sopra, dentro e fuori ricoperte in carbonio. Ho visto è che anche molti americani usano le proof, che sono tutte ricoperte in carbonio, e mi chiedo perché, se il mondo andrà verso quella direzione, se sarà un futuro delle canne. Non credo che questo sia il futuro delle canne. La ricopertura in carbonio è costosa. Il canne cosiddetto wrapped, Sì, esatto, bravo. come lo chiamano gli americani. Allora, la ricopertura in carbonio è costosa. Se possono fare la vera ricopertura in carbonio è molto costosa. Se poi prendo un tubo in carbonio, glielo metto sopra e lo collego davanti e dietro, allora è meno costosa, però ha dei limiti. Partiamo dalla ricopertura vera in carbonio. Bisogna tenere presente due cose fondamentali. Prima di tutto, carbonio e acciaio hanno coefficienti di dilatazione molto diversi. Quindi quando la canna si scalda, l'acciaio si dilata velocemente e il carbonio molto meno. Quando tu hai fatto in modo che il carbonio aderisca alla canna, voi lo sapete, il carbonio si mette per strati, sono delle tele e delle resine, tele e resine, addirittura qualcuno mette un po' di carbonio, un po' di Kevlar, c'è un po' di tutto, dipende da chi fa questa operazione. Allora, questo coefficiente di dilatazione diverso, devo tenerlo presente. Primo colpo non succede mai niente. Col secondo colpo comincia a succedere qualcosa, e dal terzo colpo in poi i colpi migrano sul bersaglio, vanno in una direzione ben precisa. Qual è questa direzione? Non lo so, ogni canna fa quello che vuole. L'acciaio si deve allungare, il carbonio impedisce che si allunghi, e quindi l'acciaio si incurva. Questo cosa comporta? Comporta che la bocca dell'arma, che è quella che comanda, siccome la canna si sta incurvando anche di poco, punterà in direzioni diverse. Man mano che la canna si allunga, la bocca continuerà a incurvarsi sempre, la canna continuerà a incurvarsi sempre di più, la bocca punterà in direzioni sempre diverse, quindi ci sarà proprio una deriva dei colpi sul bersaglio. La soluzione, ogni fabbricante poi ha trovato le sue soluzioni. Una delle soluzioni, e non tutti hanno trovato delle soluzioni che funzionano perfettamente. Io ritengo di aver trovato, insieme a colui che mi farà la ricopertura, una buona soluzione, però non so esattamente nemmeno io che cosa mette tra la canna e il carbonio. Non me l'ha voluto dire, perché l'abbiamo studiata assieme la cosa, però dice: questo è un segreto mio, e vabbè, Sì. comunque. Allora, è l'interposizione di un film elastico molto sottile che permette alla canna di allungarsi, ma non deve permettere alla canna di vibrare. Quindi è una questione molto delicata. Quindi questo film elastico deve essere fatto in modo che comunque la canna rimanga irrigidita dalla presenza del carbonio esterno, ma gli permetta di allungarsi quando si scalda. Ecco, questo è un po' il segreto della canna di carbonio. Quindi sono problemi non di facile soluzione, sono problemi
a cui poi bisogna prestare molta attenzione, altrimenti si fanno poi delle cose che non funzionano assolutamente. Ecco, più o meno io credo che noi, io parlo della mia esperienza perché l'esperienza di altri non la conosco, altrimenti parlerei Certo. anche di esperienza di altre aziende, ma parlo della nostra esperienza perché quella la conosco bene. Credo che siamo riusciti in questa maniera a risolvere il problema del fatto che acciaio e carbonio sono due materiali completamente diversi, hanno coefficienti di dilatazione diversi e coefficienti di trasmissione diversi. Questo è un po' se c'è un segreto nella canna di carbonio è questo. Se poi invece vogliamo parlare di canna in carbonio con un semplice tubo appoggiato sopra, dove il tubo non tocca mai o tocca solo parzialmente la canna e la va a fissare in volata, allora questa è una cosa un po' diversa. Devo comunque prestare attenzione perché la canna vuole allungarsi e anche se la tieni ferma in volata un po' lei vuole allungarsi. Però se non c'è adesione chimica tra canna e carbonio e lasciamo che la canna scorra, normalmente la cosa funziona abbastanza bene. Teniamo presente che comunque quando spariamo la canna oltre ad allungarsi diventa anche più grossa in diametro, quindi tenderà ad andare un po' a piantarsi nel carbonio che invece non ha nessuna intenzione di allargarsi perché il carbonio è molto resistente al calore e non si deforma più di tanto. Quindi anche lì un piccolo gioco glielo dobbiamo lasciare e quindi questo è un sistema secondo me meno efficace dal punto di vista strutturale. Ma perché uno dovrebbe avventurarsi? Cioè, perché anche gente che tira tanto e lungo si avventurano a comprare canne wrapped, canne, cioè, dissipano meglio il calore, si freddano No, prima, son, cioè, no, no, no. non c'è nessun motivo, solo il peso. Solo il Solo il peso, peso, cioè. solo il peso e se sono veramente grosse in carbonio, il peso sì, si riduce un po', ma non tantissimo. Comunque è il peso, essenzialmente è il peso. Non sparano meglio, non sparano No, meglio. questo non lo so. Ma non credo sia il motivo, dai, nel senso si può riuscire a ottenere una Allora, precisione ottima. quello che io posso dire è che se uno si porta la carabina in montagna e vuole tirare molto molto lungo, la canna in carbonio è un vantaggio perché magari se la deve portare per qualche ora, poi magari fa solo un colpo o il secondo colpo quando va proprio male male. Quindi in questo caso la canna in carbonio può avere un senso, è una canna estremamente rigida, puoi contare sulla rigidità di una canna di grosso diametro, ma non devi portarne il peso. Ecco questo, altrimenti, insomma, è soprattutto moda, lascia il tempo che trovi. Ok. Invece, spostandoci indietro sull'azione, visto che c'è qualcuno che comincia a chiederlo, ho visto che anche voi avete fatto diverse azioni, no? Negli anni avete sostituito ultimamente l'azione di tutte le vostre carabine. Cioè, ci sono azioni che pur per forma sono più precise? Il piatto, avevo letto qualcosa. È una domanda molto complicata. Scusa. Ma se vogliamo, vediamo un po' il percorso che abbiamo fatto. Vediamo il percorso che abbiamo fatto noi, tanto per capire. La prima rover aveva un otturatore a due tenoni e di derivazione Mauser, che poi Remington, Ruger, Winchester funzionavano benissimo, funzionavano benissimo. Poi hanno cominciato ad apparire sul mercato azioni tre tenoni. Tre tenoni sono un po' più veloci da armare. Diciamo che la richiesta è andata soprattutto in direzione delle azioni a tre tenoni. Un po' perché erano veloci da utilizzare e un po' per moda, perché poi le cose Sì, come tutto. non è che la scelta del mercato sempre va verso quello che è meglio, ma quello che piace di più. Piace di più. Se vogliamo dire qual è l'azione migliore, non lo so. Non lo so perché sono dei pro e contro.
In fondo l'azione è un tappo, l'azione è qualcosa che deve chiudermi la culatta della canna. Questo deve fare. Se lo fa bene, la carabina sparerà bene. Se lo fa male, la carabina sparerà male. Questo, quindi, cosa vuol dire se lo fa bene? Se l'otturatore va ad appoggiare bene con i suoi tenoni sull'azione, se ha un appoggio uniforme su tutti i tenoni. Se non si muove allo sparo, se non innesca vibrazioni particolari, allora la carabina sparerà bene. Ma questo vale sia per se è un'azione con due tenoni, se è un'azione con tre tenoni o con qualsiasi numero di tenoni, come può essere un M4 che ha un'infinità di tenoni, ma alla fine, se questi tenoni appoggiano bene e al momento dello sparo l'otturatore sta fermo e appoggia per bene contro i suoi piani di riscontro dietro ai tenoni, la carabina sparerà bene. E quindi scegliere i due tenoni e scegliere i tre tenoni non è poi questa gran cosa. Diciamo che la due tenoni ha un'apertura di 90 gradi, quindi è un po' più morbida, la tre tenoni è un po' più secca perché in 60 gradi deve comunque armare un percussore e lo deve portare indietro di almeno 6-7 mm. Sia che sia un'azione da 90 gradi apertura o 60 gradi, tu devi portare indietro il percussore di 6 o 7 mm. Se lo fai in 60 gradi è più duro, se lo fai in 90 gradi è più morbido. Quindi non è che poi non c'è mai niente di Non gratis, scappi, guadagni da esatto. una parte e ci perdi dall'altra. Mentre invece sono altri due i fattori per cui le aziende sono passate alle azioni con tre tenoni sottoposti. Sottoposti vuol dire che i tenoni hanno lo stesso diametro del corpo otturatore. Ecco, infatti questo è Se, stato un cambiamento che io ho se, notato molto grosso. i vecchi Mauser o la nostra vecchia Rover che aveva i due tenoni che sporgevano dal corpo otturatore, in realtà dal punto dell'alimentazione funzionano un po' meglio perché le cartucce stanno più alte. Però hanno dal punto di vista costruttivo dei grossi problemi. Fare gli spacchi in cui passano i tenoni non è semplice. Fare in modo che l'otturatore vada avanti e indietro fluido con due spacchi laterali che spaccano il foro diventa complicato perché poi lui oscilla, perché anche se è molto preciso a destra o a sinistra un po' oscilla perché gli manca proprio il materiale sulle due facce laterali dove devono passare i tenoni, e allora ogni costruttore si è inventato qualcosa per poter fare in modo di non far oscillare troppo questo otturatore, di non farlo dondolare. Hanno inventato degli otturatori a coda di rondine in modo che non si muovessero. La Savage mi sembra che lo faccia ancora, o forse un doppio otturatore, uno che ruota, uno che sta fermo, una testina che sta ferma. Insomma, Mauser ha fatto la cosa migliore, quel lunghissimo estrattore Esatto. laterale che fa da guida in tutto lo spacco del tenone. Ecco, questo è. Non lo fa nessuno, e per forza costa un sacco di soldi fare una roba del genere, è troppo costoso e ha anche qualche problemino dal punto di vista dell'alimentazione se uno vuole alimentare una cartuccia non dal caricatore o dal serbatoio, ma la vuole alimentare direttamente con le mani in canna. Quindi queste azioni a due tenoni con otturatore più piccolo delle alette, dei tenoni, erano difficili da costruire, difficili da far funzionare bene. Quindi sono state abbandonate in favore di azioni in cui i tenoni hanno lo stesso diametro del corpo otturatore. È un foro, praticamente è un foro, e poi tutta la parte anteriore dove ingaggia la testina. Che va poi a bloccare, che fa la chiusura della culatta, ecco, il punto delicato a costruire è lì. Tutto il resto dell'azione è abbastanza facile da fare. In questa maniera abbiamo anche uno scorrimento molto migliore.
abbiamo un perno che scorre in un foro, quindi molto più facile da fare. Quando dicono ma come scorre bene, sì, sono capaci un po' tutti a fare un perno che scorre in un foro, fare un'azione che funziona bene come una mouse, parte in quella, invece sono capaci in pochi ed è molto costoso. Quindi dal punto di vista progettuale e costruttivo, le azioni moderne sono un po' più facili da fare e funzionano benissimo comunque, funzionano benissimo, non è che funzionano meno. I progettisti si sono impegnati, hanno riflettuto, ci hanno lavorato sopra, hanno trovato delle soluzioni che funzionano, sono più facili da fare e garantiscono una fluidità superiore. Ecco, poi se invece vogliamo parlare del perché le azioni o le carabine possono sparare bene o possono sparare male, ecco qui apriamo un capitolo completamente diverso. Se le vogliamo parlare, ne parliamo oppure. Prego, prego, come no? Sì, volentieri, mi interessa un sacco. Allora, tutto quello di cui abbiamo parlato finora ha poco a che fare con la precisione. Quello che, a meno che non siano costruite proprio male, che siano fatte lavorate in maniera approssimativa, ma noi ormai non c'è più nessuno che lavora in maniera approssimativa. Le aziende sono tutte aziende di buon livello e lavorano tutte in maniera impeccabile. I macchinari al giorno d'oggi sono tutti di eccellente qualità, quindi siamo tutti in grado di fare delle robe che funzionano bene, che sono fatte molto bene. L'unico problema che possiamo riscontrare è durante il trattamento termico. Il trattamento termico perché carcasse e gli attuatori vanno trattati dopo le lavorazioni, ecco lì qualche piccola distorsione può capitare. Parliamo di poco, di piccole cose, però ecco, l'unico motivo per cui un intervento di accuratizzazione successivo può essere necessario per chi vuole raggiungere prestazioni molto elevate è proprio perché il trattamento termico modifica la geometria dell'otturatore. La geometria della scatola eculata della carcassa, quindi la modifica poco, ma la modifica. Quindi a questo punto interviene il customizzatore che rimette tutto a posto. Però stiamo parlando di cose che per la caccia non hanno senso, stiamo parlando di cose che per il tiro possono fare la differenza. Ma la vera importanza riguardo alla precisione e alla ripetibilità. Quindi trovare una carabina che faccia sempre la stessa cosa con continuità è come l'azione si appoggia al calcio. Questa è la cosa fondamentale. Allora, dipende come la fai, dipende come la fai. Mi spiego. La nostra vecchia Rover era stata fatta microfusa. Microfusa vuol dire una fusione in acciaio a cera persa. Tanto per capire quello che usava il benvenuto Cellini per fare le sue statue in bronzo. La fusione a cera persa è una tecnologia costosa, però ti permette di fare delle forme molto complicate. Noi avevamo fatto tutta l'azione che sotto era piatta. Ora, questo è un grosso vantaggio, perché andare a appoggiare un'azione piatta su un calcio con un piano di appoggio sotto piatto è abbastanza facile. Non richiede niente di particolare, bisogna fare attenzione a fare le cose per bene, ma quando appoggi azione e calcio e tiri le viti, tu non inneschi nessun tipo di tensione, nessun tipo di tensione. O inneschi delle tensioni veramente limitate, perché tirando le viti qualche piccola tensione la inneschi sempre. Certo. Mentre invece le azioni, noi abbiamo continuato tra l'altro a fare l'azione della nuova Rover o della Saphir, che sono in Ergal, fatte in questa maniera, con degli appoggi piani. Tanto è vero che la precisione di queste armi è notevole, ma proprio grazie alla scelta di avere un appoggio piatto su piatto. La maggior parte delle azioni sul mercato, incluse quelle che noi usiamo per le carabine da tiro, sono rotonde. Ecco, infatti io avevo Rotonde. notato questa differenza qui e non Ti ho capivo perso? perché. Ripeti? Avevo notato questa differenza e non capivo perché. Beh, la differenza è presto spiegata.
Ci sono delle macchine al giorno d'oggi che possono fare sia da Tornio che Fresa, sono dei centri di lavoro universali in cui noi entriamo da un caricabarre posteriore, entriamo con una barra, essere tendenzialmente una barra da 35 mm o qualcosa del genere. La macchina praticamente lavora la barra piena e alla fine esce la carcassa finita. Macchine complesse, macchine complicate anche nella gestione, anche nella complessità costruttiva, però sono in grado di fare molte lavorazioni e alla fine noi prendiamo una carcassa da questa macchina, praticamente deve solo andare al trattamento termico, poi è pronta da montare. Questo ha aiutato a tenere i costi piuttosto bassi e comunque avere delle azioni molto robuste, molto resistenti, che funzionano bene. Ecco, la problematica in questo caso è far accoppiare l'azione rotonda con una calciatura. Non è così facile come si potrebbe pensare accoppiare un tondo con un calcio che, pur essendo tondo, ma insomma, stiamo parlando di raggi che non sono mai uguali, non sono mai uguali, e quindi questo innesca tutta una serie di problemi, tra cui la presenza del recoil lag. Esatto. Se in un'azione a base piana, come quelle che facevo io precedentemente, la vecchia Rover, o sulle nuove Rover che sono in alluminio, hanno il recoil lag integrale. Alla carcassa, il recoil lag, sapete che è quella parte di azione che si oppone al rinculo, che impedisce all'azione di arretrare e di spaccare il calcio, perché la codetta dell'azione, se arretra violentemente, spacca il calcio. Quindi fa in modo che l'azione assuma una posizione ben definita rispetto al calcio, dove troviamo un traversino che va ad accoppiarsi al recoil lag e gli impedisce di muoversi. Ecco, quindi o tu li fai integrali alle carcasse, ma se hai un'azione rotonda, questo non è possibile. Allora, ci sono varie soluzioni. La soluzione tipica di Remington è un anello da interporre tra canna e carcassa, un anello con un piano inferiore che va ad appoggiarsi nel calcio e fa il recoil lag, fa la ferma. Oppure si può mettere, come nel nostro caso, che facciamo sulle carabine da tiro, la carcassa a due spacchi laterali in cui entra una V in acciaio che poi va a inserirsi nel calcio. C'è tutta una serie di cose da fare, però in effetti per far funzionare bene tutto bisogna stare molto attenti, bisogna che tutto funzioni, che vada tutto bene. Ecco, e in questo caso un bedding a volte è la soluzione migliore, la soluzione migliore. Il bedding sistema un po' tutto. Ma quello che mi verrebbe da dire è allora perché non fare sempre un'azione piatta se è l'uovo di Colombo? Cioè... Ok, E perché un'azione piatta non può essere fatta dal tondo. quindi Beh, praticamente... se il cacciatore vuole comprare una carabina, come che in America è negli store a $499, col cannocchiale Bene, ho montato, capito. e non è che possiamo, voglio dire, se la necessità di chi compra una carabina è quella di comprare una carabina che costa abbastanza poco, non c'è Ok, modo di farla diversamente. Poi il punto voglio negativo della dire, base piatta è che costa. costano un po' di più, però danno anche qualcosa di più. Hanno anche qualcosa di più. Poi non è che le carabine con azione tonda siano super economiche, dipende da come sono fatte, dipende da come sono fatte, dipende dai materiali, dai trattamenti termici, dalle lavorazioni, dipende da tante cose. Però si tende a usare questo tipo di azioni perché le macchine che abbiamo a disposizione oggi sono queste, e queste garantiscono comunque, perché teniamo presente che se noi dobbiamo costruire un'azione che è molto complessa, la dobbiamo mettere su una macchina, poi
scende da questa macchina, la mettiamo su un'altra macchina, poi magari su un'altra ancora. Per bravi che siamo, abbiamo sempre qualche piccola variazione nelle quote, nelle tolleranze, mentre facendo un pezzo in un colpo solo, abbiamo anche una qualità di esecuzione generale che normalmente è superiore. Quindi ce lo conto. Comunque, Contro. alla fine, se noi vogliamo stare tranquilli, un po' di bedding risolve tutti i problemi. Questo è Però, chiaro. a questo punto la base piatta e la vostra rover è in base piatta, quindi giusto? Sì, La nuova, ok? Rover e Sapphire sì. Sì. e rimane Mentre invece tondo. quella da tiro no, quella da tiro no, Ok. l'abbiamo fatta in acciaio, avevamo bisogno di un'azione molto robusta, molto resistente e quindi abbiamo fatto la scelta di usare questo tipo di azione. Noi con le carabine da tiro abbiamo dovuto immaginare che sarebbero andate in mano dei tiratori e spesso i tiratori quando ricaricano, non hanno il controllo assoluto della pressione della ricarica, a meno che non vadano al banco di prova, la mettano in canna manometrica e la facciano sparare per capire con che pressioni stanno lavorando. Quindi io volevo essere tranquillo, tranquillo per il tiratore, tranquillo per noi, che questa azione fosse fatta in maniera da poter resistere anche a pressioni un po' al di sopra della norma, quindi per tranquillità mia, per tranquillità dei cacciatori, ho fatto questa scelta perché questa è una scelta comunque di grande qualità e di grande resistenza. Quindi quando ti si presentano delle opportunità diverse, a un certo punto devi anche pensare all'utilizzo e a cosa è meglio per quel tipo di utilizzo. E quindi, possiamo dire che la base piatta soffre meno l'assenza di bedding, la base Esatto, tonda invece la soffro un po' di più. soffre un po' di più l'assenza di bedding sulle azioni. Mentre invece hai accennato all'ergal, c'è una grossa differenza, vero, nei materiali, cioè anche la forma dell'azione ti cambia quando scegli di cambiare il materiale. Allora, teoricamente uno potrebbe fare un'azione tonda anche in ergal, ma a questo punto non ne vale la pena, vale la pena di partire da una lastra e di costruire un'azione con le forme che tu preferisci. Per esempio, con la base in ergal, con la carcassa in ergal, io ho potuto essere piatta e ho potuto fare anche una piccatina integrale sopra. Vero. Dal punto di vista, ho potuto anche dare delle forme molto particolari all'azione, cioè ho potuto lavorare anche un po' sullo stile, perché mi permetteva. La sezione rettangolare di partenza mi permetteva di fare un po' tutto quello che volevo dal punto di vista stilistico, mentre partendo dal tondo sei molto più limitato, sei molto più Ok, ho limitato. capito. Perché? Quindi poi fai quello che puoi in funzione dalle scelte di partenza, sono le scelte iniziali che determinano tutto il resto. Poi Sì, ho capito. è chiaro che una carcassa in ergal, l'ergal non è più la parte stressata, ma è solo un fodero. È solo un fodero. Se tu fai un'azione in ergal, la canna deve avere un barrel extension in acciaio dove vanno a inserirsi i tenoni. A Ok. questo Quindi punto l'ultima parte deve essere in acciaio. la canna deve avere un barrel extension. Sì, ho capito, Allora, la scusate. sede tenone teoricamente può essere ricavata anche all'interno della canna, ma è molto meglio fare un barrel extension di un materiale molto duro e di un materiale molto resistente. Questo ti permette una cosa in più, di fare con facilità la sostituzione canna, quindi di avere la canna intercambiabile, Ah, è vero. mentre la canna È vero. avvitata, come nell'azione tonda, come nella maggior parte delle azioni tonde, non è intercambiabile perché è avvitata e imbattuta contro l'azione e l'azione stessa fa la culatta, mentre nell'azione in ergal la culatta è il barrel extension. Ed è quando mi parlavi di base piatta, no? È anche il motivo, e sarebbe anche il motivo, visto molti calzi. Alcuni, molti no, alcuni calzi che hanno del materiale tra l'azione
in modo tale da poter sostituirsi sotto il calcio e mantenere sempre una specie di letto di metallo connesso all'azione. Sì, questa è una bella scelta, questa è una bella scelta. Io non l'ho mai utilizzata, ma è una scelta, diciamo, costosa e funziona sicuramente bene. Funziona sicuramente bene. È un buon metodo per accoppiare la canna e il calcio. È un bedding integrale in Esatto, di fatto è metallo. un bedding, no? Fatto un bedding, chiaramente il fatto di interporre qualcosa tra l'azione e la calciatura non è che ti dà le stesse garanzie di un bedding in resina, perché il bedding in Ah, resina si ecco. adatta a quello che c'è, mentre invece il metallo non si adatta, per cui bisogna lavorare molto bene l'azione, bisogna lavorare molto bene il letto e bisogna lavorare bene il calcio. Però torniamo al fatto dell'azione con base piatta. Cioè noi aggiungiamo un'azione tonda, un pezzo in metallo per farla diventare un'azione con base piatta. Non so se mi Esatto. sono spiegato. Sì, Quindi. infatti volevo arrivare lì, volevo arrivare al concetto, la domanda finale era, il concetto è lo stesso, cioè avere come avete fatto voi, come ha fatto lei sulla sua carabina, la faccio uscire con la base piatta già, poteva essere una Oppure gliela soluzione. aggiungo io, gli aggiungo Oppure gliela all'azione aggiungo. tonda, gli aggiungo un pezzo in alluminio, che sopra è tondo e sotto è piatto. In questo modo Esatto. torno ad avere il vantaggio della base piatta. È E molto più praticamente potrebbe. facile, fare la parte tonda superiore sull'acciaio, sull'alluminio, perché lavorandolo con le macchine utensili di oggi noi riusciamo a fare degli accoppiamenti molto buoni. Mentre lavorando sul legno, il legno o comunque le plastiche hanno sempre qualche problemino. Quindi fare il piatto è una cosa, fare il tondo è tutta un'altra cosa. Quindi torniamo ad avere una base piatta, che è poi la soluzione migliore. Potrebbe Ecco. essere esatto la soluzione per avere la botte piena, la maglia ubriaca, cioè ho il Sì, monoblocco fatto dalla canna perfetta, tonda, e poi ci aggiungo un altro pezzo che però pago, quindi una soluzione costosa, come diceva lei, per avere anche i benefici della base piatta. Ok, esatto. ho visto che c'era una domanda che scorreva e che si riferiva alle canne prima. E sulla vostra famosa rigatura multiradiale e chiedeva nell'aumento delle precisioni se rispetto alla base piatta era diciamo più il peso della base piatta o più il peso della canna multiradiale che faceva uscire le vostre carabine in media più precise delle altre. Allora, anche qui il discorso è molto articolato. Quello che io posso dire per quanto riguarda le nostre carabine da tiro è che se una carabina non spara bene o non spara bene come uno ci si potrebbe aspettare, perché carabine che sparano male non ce n'è quasi, quasi mai, perlomeno, a meno di problemi molto molto particolari, è sempre l'accoppiamento canna. Azione calcio, sempre accoppiamento d'azione calcio che sicura facilmente o con un bedding oppure un buon incassatore col rosso, col nero, accoppia, chiude, tira sull'azione, va a guardare dove forza, va a togliere. Quindi un Sì. incassatore può fare questo lavoro senza fare nessun bedding, oppure si fa un bedding in resina e questo risolve tutto. Perché dico questo? Perché le nostre canne multiradiali sparano tutte bene, ma quando uno mi chiede sparano meglio le multiradiali o sparano meglio le tradizionali, la risposta non è così chiara. Quello che invece è evidente è che la qualità delle canne multiradiali è alta e costante per tutte le canne. Ho pochissima differenza tra una canna e l'altra. Mentre sulle rigature tradizionali la differenza tra una canna e l'altra è più marcata. Quindi posso avere anche con le rigature tradizionali delle canne che sparano benissimo, però avrò anche qualche canna che spara un po' meno bene. Scusate, bevo un goccio d'acqua. Prego, prego, ne approfitto anch'io, se la trovo. Allora, noi facciamo le canne per martellatura. La martellatrice come macchina non ama i profili interni con spigoli vivi.
che è poi quello che si trova nelle canne tradizionali. Mentre ama molto una forma come quella della multiradiale, che sono dei raggi che si alternano. Riesce a farle molto bene, riesce a farle molto bene, riesce a farle tutte uguali, riesce a farle con una geometria costante, con una qualità su cui io posso contare. Quando mi dicono sceglimi una canna multiradiale che sia delle altre, io non riesco perché sono tutte uguali. La macchina lavora talmente bene con questo profilo che la qualità delle canne è costante ed alta, quindi il vantaggio è proprio la scelta del profilo in funzione delle macchine che io ho per eseguire le canne. Quindi questo è essenzialmente. Poi ci sono tanti altri vantaggi, sono tanti altri vantaggi. Il primo dei quali è la lappabilità di queste canne. Uno non può lappare le canne rigate normali col tampone e pasta abrasiva. Rovina gli spigoli e la canna spara peggio subito, mentre lo può fare con una canna multiradiale. Le canne tradizionali vanno lappate a piombo, vanno lappate prima, quando sono ancora grezze. Bisogna colare il piombo fuso su una bacchetta, farlo solidificare all'interno della rigatura. E poi con olio e pasta abrasiva e abrasivo andare avanti e indietro fino a quando non si sentono più delle resistenze particolari in punti dove la rugosità è superiore che in punti diversi. No, con le canne multiradiali, tamponcino, pasta abrasiva, avanti e indietro e la canna continua a migliorare. Non c'è nessuna riga da distruggere, non c'è nessuno spigolo da rovinare. Questo è fondamentale. Sono un po' più veloci e anche questo è un vantaggio, soprattutto Sì, non guasta, quando si tira esatto. lontano, qualche metro al secondo in più per i tiratori è sempre. Ma il vantaggio principale è stata una cosa di cui ci siamo accorti dopo. Non ne avevamo tenuto conto, quando io l'avevo disegnato questa cosa non avevo tenuto conto. Il cono di forzamento di cui abbiamo parlato precedentemente. Sì. Se voi avete l'occasione di andare sui nostri manuali, cataloghi o siti vari, vedete da qualche parte troverete come è fatto il cono di forzamento. Il cono di forzamento, quel punto da cui si passa alla parte senza rigatura, che magari è quello che si chiama in inglese freeboard, che poi gli italiani invece chiamano in maniera completamente diversa. O lead o quello che vogliamo, alla rigatura completa, quindi questo cono. Il cono che si crea come risultante nella canna multiradiale è un cono molto più sostanzioso, molto più largo. Questo aiuta la palla a inserirsi meglio in canna, cioè aiuta la palla ad assumere la coassialità con l'asse canna. Questo è fondamentale perché una palla inserita dritta spara sempre meglio e le canne multiradiali aiutano in questo. Ottimo, direi che abbiamo super risposto alla domanda che ci ha fatto. E visto che ne abbiamo parlato della vostra rigatura, il rodaggio è diverso? Lo devo fare, non lo devo fare? Cambia con una canna multiradiale? Allora, io anche qui ci sono varie opinioni, perché come in tutte le cose ci sono varie opinioni, tutto è Sì, molto no, ma al di là delle... rispettabile. Certo. Quello che penso io è che il foglio che noi inseriamo nelle scatole, dove è spiegato come fare il rodaggio, è un po' eccessivo ed è quello che fanno i tiratori e Sì. alcuni tiratori. La verità è che nei primi 200 colpi circa, le canne tendono a trattenere molto rame. Non sempre, non tutte, ma tendono a trattenere molto rame. Per toglierlo bisogna agire con prodotti molto energici e usare dei sistemi abbastanza drastici. Quindi, il consiglio è pulirle frequentemente all'inizio per non doverlo fare dopo in maniera anche
troppo pesante. Quindi puliamola velocemente, puliamola spesso, togliamo il rame, lappiamola. Ogni volta che la lappiamo con tamponcino e pasta abrasiva, lei diventa più liscia e tratterrà sempre meno rame. Man mano che spara, la canna diventerà più liscia, tratterrà sempre meno rame. Alla fine, la canna, una volta rodata, per un bel po' di colpi non si ramerà più. Questo è l'idea. Quindi, è tutto qui, fondamentalmente è tutto qui, fare in modo che durante il rodaggio la canna sia pulita. E quindi l'acciaio possa assumere quella rugosità inferiore che permetterà poi successivamente di non trattenere così tanto rame. Tutto qua. Questo è il rodaggio essenzialmente. Poi non fa scaldare troppo la canna, vabbè, è vero, se uno spara tanti colpi velocemente, torna quel discorso che facevamo inizialmente, che il dardo incandescente tende a bruciare il cono di forzamento. Quindi, se noi spariamo molto, molto frequentemente, senza dare il tempo alla canna di raffreddarsi, il cono di forzamento comunque verrà usurato più velocemente. Quindi, dopo un po' di colpi, la carabina, non sparerà più come prima. Teniamo presente che la vita delle canne multiradiali comunque è quantomeno il doppio della vita di una canna con ligatura tradizionale, ma quantomeno, quantomeno. Questo è, penso, una cosa, almeno io sparo tanto generalmente, e è una cosa, secondo me, molto, molto importante. Le persone, se posso permettermi, non la notano mai abbastanza, cioè le canne finiscono. E è chiaro che nella vita media di un cacciatore magari uno non la vede, Mai, ma non finisce mai la canna. però, no, esatto, però se uno tira, le canne finiscono, le canne si usurano e si vede tanto, e alla fine sono anche tanti soldi dover cambiare tutte le volte la canna perché tiri Sì, tanto, o esatto. come dice giustamente lei, o perché tiro nel mio caso, io non ho, mi hanno costruito senza pazienza purtroppo, e quindi tendo a fare sessioni di tiro molto ravvicinate e sbagliando, lo so. Però questo mi porta a pensarci molto alla vita di una canna, e quindi nella multiradiale mi era proprio interessato molto questo fatto che la canna dura quasi il doppio, almeno più del doppio, Almeno mi il pare di doppio, capire, almeno il sicuramente. doppio. Poi dipenderà anche dai calibri che usate, perché Sì, beh, certo, calibro per vita. la vita della canna dipende da due fattori essenziali: qual è il diametro della canna e quanta polvere c'è dietro, quindi quanto è grosso il bossolo. Quindi bossoli molto grossi con fori di canna molto piccoli, le canne si Durano bruciano poco. in 600 o 700 colpi, possiamo buttare la canna. Ecco, questo può capitare. Quindi il 300 oggi, il 308, che oggi è tanto di moda, è una cartuccia estremamente equilibrata, ha buone prestazioni, ma la durata della canna è superiore. Ora, io, per esempio, non so, qualcuno voi si ricorda il 6x62 Freer, adesso un calibro mai che è andato fuori moda. È un 3006 con palla da 6 mm, simile al 3006 con palla da 6 mm. Immaginate quanta polvere c'è lì dietro, con una cannettina, con un forellino molto sottile, e quando si accende tutta questa polvere che brucia, immaginatevi la pressione chimica sul forzamento. È Sì, una cosa un amico che veramente. usa il 6,5x68 è. Beh, 6x68 era un altro bruciacanne, famosissimo, Sì, famosissimo, brucia tantissima le canne. polvere dietro e ancora di più e calibro piccolo. Quindi stiamo attenti che non possiamo paragonare la durata di due canne di calibro diverso, non la possiamo paragonare. Vero, verissimo. Ho letto un'altra domanda sotto, scusate, le sto facendo pian piano visto che siamo in argomento, sul passo di rigatura della canna multiradiale. C'è un passo di rigatura, cambiano i passi di rigatura da utilizzare sulla multiradiale No, così che no, io. no, 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 cambiano. Cioè, allora, quando
quanti giri dobbiamo far fare a una palla per poterla stabilizzare, dipende essenzialmente da quanto è lunga questa palla. Quindi, che sia multiradiale o non sia multiradiale, sostanzialmente non cambia. Quello che dobbiamo tenere presente, nella rigatura, del calibro 30, che è oggi quello che va, di gran moda, che può essere 30,06, 308, 300 in Cestermanio, che fino a un po' di anni fa avevano tre rigature diverse, anche se il calibro era lo stesso. Avevamo un 30,06 passo 10, 6 righe, avevamo un 300 in Cestermanio, no, 4 righe, un 300 in Cestermanio, passo 10, 6 righe, avevamo un 308, passo 12. Ormai tutte le aziende hanno deciso che si fa 4 righe, passo 11. Passo 11 è un bel compromesso, funziona un po' con tutte le palle. Quando io sento un po' i cacciatori, i tiratori che dicono ma il passo, è molto sopravvalutata l'importanza del passo di rigatura. Io dico sempre ai cacciatori e ai tiratori, state tranquilli che quello che fanno le aziende è normalmente un passo che permette di sparare bene quasi tutto quello che c'è sul mercato. Quindi non diamo troppa importanza al passo di rigatura, non spara male l'arma se il passo di rigatura è a mezzo pollice di più o di meno di quello che si... Che, insomma, poi ci sono delle equazioni che trovate su alcuni libri di ricarica, su quelli della LAPO, per esempio. Sono delle equazioni che ti permettono di determinare il passo di rigatura, in funzione del proiettile che usi. Ma Sì, alla fine ricadiamo sempre nei passi canonici che facciamo. l'Apo e Berger lo mettono gratis a disposizione sul sito, visto. Quindi vi rendete conto che alla fine le aziende fanno quello che serve. Poi è vero che tiratori hanno delle necessità molto particolari. Se usano 308 con palla da 220 grani, è chiaro che dobbiamo andare verso un passo 8, un passo 9. 8 pollici, 9 pollici, ma questo non è Sì, il io faccio caso così. Sì, del tiratore normale che tira con palle da 180 grani, e quindi passo 11 va benissimo. Poi non è detto che un passo 11 non possa stabilizzare palle così pesanti. Ragazzi, guardate che quando dicono la rosata è brutta, la palla non è stabilizzata, non è vero. La palla non è stabilizzata se vedete dei buchi a forma di serratura nel bersaglio, cioè quindi non dei buchi rotondi, ma dei buchi a forma di serratura, quindi delle ellissi. Ecco, a questo punto vuol dire che ha perso stabilizzazione, ma in tutti gli altri casi la palla è perfettamente stabilizzata se fa un buchino solo. Se non spara bene, le motivazioni sono diverse. E cambia con la lunghezza della canna? Cioè, se io ho una canna molto corta, mi conviene fare un passo più veloce perché non ho abbastanza tempo per stabilizzare il proiettile, per non avere, cioè, per ottenere il Non è numero di giri. il tempo, non è il tempo, non è il tempo. Allora, il calcolo del numero di giri che fa un proiettile è un calcolo che è abbastanza facile da fare. Sono quei 100.000 giri al minuto che fa un proiettile circa. Se uno sa quant'è lunga la canna, se sa quant'è il passo della canna, sa qual è la velocità di uscita, sai anche quanti giri fa il proiettile. Siccome nell'ultimo tratto di canna il guadagno, la perdita velocitaria è limitata, è vero che una canna più lunga è un filo più veloce, farà girare il proiettile un po' più velocemente, ma stiamo parlando di poco. Vuol dire che questo proiettile era già al limite della stabilizzazione. Quindi, se era al limite della stabilizzazione, vuol dire che abbiamo scelto o un proiettile troppo pesante o un passo di rigatura un po' lungo per quel tipo di proiettile. Quindi che abbia la canna lunga o la canna corta, siamo comunque al limite, siamo comunque al limite. Quindi cambia poco, cambia poco. E È diciamo,
quello che conta è comunque passo di cattura e velocità di uscita. Siccome la velocità di uscita cambia poco in funzione della lunghezza canna, stiamo parlando di sottigliezza che non vale neanche la pena di prendere in considerazione. E il numero delle righe invece? Ho Il visto, numero di righe cioè, non ha importanza. Il numero di righe non ha se ne importanza. dice di ogni, mi chiedevo qual Allora, era il motivo. vediamo di chiarire bene la questione. Quello che può cambiare è righe pari di righe dispari. Allora, anche lì sono sottigliezze, io ci credo poco, però se abbiamo a che fare con righe dispari, il proiettile si troverà da una parte l'intaglio della rigatura, della costolatura della riga, Sì, e dall'altra parte si troverà il vuoto. Quindi da un lato si troverà a lavorare sulla riga, sul fondo, e dall'altra parte sul pieno. Allora, dal punto di vista fisico cambia un pochino. Quale dei due sia meglio? È veramente difficile da dire. Qualcuno dice che funziona meglio il 5 righe perché ha proprio questa caratteristica. Non ti trovi pieni pieni e vuoti vuoti, ma ti esatto. trovi pieno e vuoto da una parte e dall'altra. Sono cose che veramente sono difficili da sapere, Da è difficile quantificare. da stabilire. A volte diventa quasi una moda il fatto di dover avere 5 righe, e poi la necessità o l'utilità è difficile da comprendere, è difficile da stabilire. Non so se poi sono state fatte delle ricerche in merito, noi non l'abbiamo mai fatto. Io sì, ho fatto il 5 righe nelle multiradiali, ho fatto 5, 6, 7 righe, ho provato, ma non ho visto grandi differenze. Non ho mai fatto il 5 righe nelle canne tradizionali, anche se era facilissimo, bastava per me costruire delle spine di martellatura da 5 righe e avrei fatto 5 righe, ma non ho mai ritenuto che ne valesse la pena. Ecco questo. Ok. Però non posso esserne sicuro, quindi No, beh, è chiaro, è è curiosità. chiaro, quindi è molto difficile da dire se cambia veramente qualcosa o meno. Ti faccio una domanda andando avanti io personalmente ho provato tantissimi scatti, sempre parlando del nostro discorso sulle carabine, e tra cui alcuni. Penso di carabine ad alti livelli, o l'accuracy, o il TRG, tutte cose di cui i campi da tiro magari sono piene. E continuo a chiedermi, perché voi fate uno scatto match preleve a un prezzo che è imbarazzante per la qualità di quello scatto. Per cui ti chiedo innanzitutto dalla base, parlo di scatto match a tre leve, cioè innanzitutto cosa vuol dire a tre leve? Cosa vuol dire a tre leve? Sì, dunque, non l'abbiamo certo inventato noi. Voglio Ok. dire, lo scatto match a tre leve ce n'erano un po' di tutti i tipi e continuano a farne di tutti i tipi. Allora, vediamo di adesso. Non ho qua i disegni, perché se avessi i disegni poi non sarei neanche capace con Facebook di metterli potrei farveli vedere. Però, insomma, cerco di spiegarmi. Allora, il grilletto normalmente fa da puntone su cui si appoggia la leva di scatto, e il percussore ha una codetta che va in appoggio sulla leva di scatto. Ok. Quando io tiro il grilletto, la leva di scatto si abbassa, la codetta si libera e il percussore può andare avanti. E questo è lo scatto normale, che poi ognuno realizza a modo suo, in funzione di come è fatta l'arma, degli spazi che ha, della tecnologia che ha, perché poi gli scatti possono essere fatti in mille maniere diverse. Vi invito a guardare come hanno fatto quelli del Mauser, che non ha nemmeno la scatola di scatto, che è piccolo capolavoro, K98 intendo dire. Qual è la necessità per una carabina da tiro? Ridurre il peso in sicurezza, perché ridurre il peso è abbastanza facile. Cambio un po' le inclinazioni delle monte del grilletto e della parte della leva di scatto, tolgo un po' di molla di ritorno del grilletto e abbasso il peso, però non è che lo posso fare in assoluta sicurezza.
fare una cosa tranquilla, cosa devo fare? Devo interporre una leva che faccia di avere un guadagno dal punto di vista della pressione che viene esercitata sul grilletto. Allora, se io ho la leva di scatto che è premuta dalla codetta del percussore, che va a schiacciarmi il grilletto, ok, l'attrito che io ho qua farà in modo che io senta una forza resistente quando tiro il grilletto. Sì. Quindi se io ho 50 kg che premono qua, se il coefficiente d'attrito è 0,1, a parità di distanza dal perno dovrò tirare 5 kg, per capire. Sempre che il grilletto sia, le monte siano lucide, sempre che acciaio su acciaio, ma duro, trattato termicamente, in modo da non creare altri problemi dovuti proprio alla rugosità delle superfici di contatto. Se io interpongo una seconda leva, e faccio in modo da ridurre la forza che preme sul grilletto, perché a questo punto è la terza leva che preme sul grilletto e la leva di scatto va a premere sulla terza leva, ma in una maniera, con una leva sfavorevole. Quindi vado a trasferire la buona parte di questa forza sul perno della terza leva e vado a scaricare il grilletto. Mi sono spiegato? Sì, io ti seguo, bene. È un lavoro di leve, quindi ho messo una leva che sposta il peso dall'altra parte e alleggerisco il grilletto. Ecco, questa è la terza leva, quindi è una leva di interposizione che fa sì che io possa alleggerire in sicurezza il peso del grilletto, il peso di scatto del grilletto. Questa è la famosa terza leva. Io sto lavorando su un sistema a tre leve, con una terza leva lunga, con un ulteriore scarico del peso sul grilletto, ma il concetto è sempre lo Ok, stesso. e cosa vado a regolare quando io regolo uno scatto regolabile di questo tipo? Allora, i nostri ultimi scatti non sono più regolabili se non nella molla. Allora, io ultimamente sono passato a degli scatti non più fatti per fresatura, ma fatti per taglio con elettrorogione a filo o taglio con laser. Ho cambiato completamente le geometrie e il risultato si vede sullo scatto, il risultato è molto più netto. Allora, quando io al computer guardo le geometrie di appoggio della mia leva sul grilletto, a volte dico, io vorrei creare questa geometria, ma in realtà non lo posso fare perché se devo ottenere per fresatura questi particolari, questo tipo di tecnologia non mi permette di ottenere la geometria che voglio io. È una questione fisica, è una questione Sì. meccanica. Allora abbiamo deciso di passare al taglio a filo. Il taglio a filo ti permette di creare le geometrie che vuoi. Nel fare il taglio a filo, tutto è cambiato. Tutto è cambiato. Prima di tutto, il profilo del taglio a filo è determinato da un programmino che possiamo modificare in qualsiasi momento, per cui abbiamo fatto un po' di prove e siamo arrivati a dei risultati subito molto convincenti. Però in realtà quello che è cambiato è che quello che ho disegnato e quello che ottengo sono esattamente la stessa cosa. Quindi il disegno teorico, le geometrie teoriche sono quelle che ottengo. Questo è Ok. quello che è cambiato. Nei nuovi scatti regolabili Sono solo? Regolabili regolabili solo. solo con la molla, solo la molla del perché la monta è predefinita, non si può Ok. modificare. E su questo tipo di scatto si può fare lo scatto a doppio stadio, che ho visto che magari nel mercato americano va molto rispetto a quanto lo prendiamo noi. Allora, io ho fatto qualche anno fa uno scatto a doppio stadio, Sì, ho visto. non ha Ho avuto visto, nessun ho visto. successo, l'ho abbandonato perché alla fine diciamo che è uno scatto in America perché va? Perché i militari sono abituati a usarlo.
Io sono abituato col militari doppio stadio e sono preferisco, abituati col doppio ho stadio e quindi cambiato tutti vogliono gli anche scatti sulle del doppio stadio. carabine. Quando un militare non è, si congeda o comunque quando va a sparare al poligono come civile, abituato col doppio scatto, vuole continuare a usare questo tipo di sistema, ma mentre in Italia ben pochi fanno questa scelta. È una scelta di sicurezza, quello sì, una scelta di sicurezza. Sì. Però dal mio punto di vista non è, posso dire che è stato un po' un fallimento, non è stata ben accolta questa cosa. Però è possibile fare questa tecnologia su uno scatto doppio, cioè aggiungere lo scatto doppio stadio. Allora, per aggiungere uno scatto a doppio stadio bisogna dividere in due il grilletto. Ok. Allora, noi abbiamo uno scatto con sticker per i cacciatori. Lo scatto con sticker è uno scatto interessante perché a fronte di uno scatto di 1,5 kg normale, quando si arma lo sticker lo scatto diventa di 250 grammi, quindi è molto più basso del tre leve, tra l'altro, che è 500 grammi circa. Partendo da uno scatto sticker si può costruire, modificando i pezzi ovviamente, Sì. però quindi lo sticker ha un grilletto composito con due pezzi che si muovono uno rispetto all'altro e infulcrati tutti e due sullo stesso perno. Quindi per fare uno scatto a doppio stadio bisogna fare un grilletto composito. Ok. E invece ho visto, vabbè, qualcuno chiedeva, scusi, leggo un attimo che mi sono perso il post. Ok, no, niente, questo abbiamo già risposto. E, ok, quindi dal punto di vista degli scatti, dicevamo scatto match a tre leve che copre la stragrande maggioranza degli scatti. Poi Sì. abbiamo lo scatto con lo stacker che ha la stessa tecnologia costruttiva, no? No, lo scatto noi è uno scatto sticker alla francese, quindi i primi sticker o set trigger erano quelli tedeschi, erano a doppio grilletto. Doppio grilletto, sì. Doppio grilletto, tirava uno, poi tirava l'altro. In realtà sono stati abbandonati abbastanza velocemente perché erano un po' scomodi. Adesso tutti gli sticker moderni sono fatti in modo da spingere avanti il grilletto, carica una molla. Allora, qual è il concetto dello sticker? Io devo abbattere il grilletto. Però se per abbattere il grilletto ho bisogno di tirare 1,5 kg, è chiaro che se tiro 250 grammi non abbatto il grilletto, il colpo non parte. Non so se mi Sì. spiego. Cioè, se il grilletto è stato progettato per cadere con una forza di 1500 grammi, se io pretendo di farlo cadere con 250 grammi non ci riesco, Non c'è, sta chiaro. esatto. Allora che cosa faccio? Spingendo avanti il grilletto, io vado a caricare una molla molto robusta, la quale accumula energia perché io la comprimo. Nel nostro caso, questa molla ha un guidamolla che va a lavorare su una superficie sferica. È un sistema che diventa irreversibile se spingo il grilletto al di là di questo limite. Il grilletto resta fermo al suo posto. Basta che io lo faccia tornare indietro per pochissimi gradi e a questo punto il meccanismo si mette in moto. La molla può Ok. spingere il grilletto che fa da martello e va. In realtà quello che io chiamo grilletto è un martello che va a colpire il grilletto vero, che è la leva che sostiene, la leva di scatto. La va a colpire con violenza e la abbatte. Io ho tirato per 250 grammi e ho abbattuto uno scatto da 1500 grammi. Ma come l'ho abbattuto? Perché la forza l'ho data prima nell'armare. Quella forza che io ho dato in armamento me la ritrovo dopo gratis quando, tirando 250 grammi, questa molla che era stata caricata viene a aiutarmi ad abbattere il Ho grilletto. capito. Mi sono spiegato oppure Io ho capito bene, sì, si capisce.
Quindi è solo una maniera per accumulare della forza, dell'energia prima che mi verrà restituita dopo solamente sfiorando il grilletto. Quindi non è che vado Ok. a trovare questa forza in Da qualche qualche posto parte, misterioso. gliela dai. Gliel'ho data io, principata Esatto. io. Ti leggo a riguardo, le leggo delle domande. C'è un modo di modificare il collasso di retroscatto? Chiede Maurizio. Sì, allora, nei nostri nuovi scatti il collasso di retroscatto è fissato, è molto piccolo e non c'è bisogno di modificarlo. Negli scatti vecchi e in tanti altri scatti di altre carabine, il collasso di retroscatto era determinato da dove il grilletto si fermava contro la scatola di scatto. Sì. Quindi normalmente c'era la possibilità di avere una vitina che regolava il punto di fermo del grilletto. Ecco, se è presente questa vite, allora si può regolare il collasso di retroscatto. Se non è presente, non lo si può regolare. Esatto. Allora, se uno è un armaiolo bravo, lo può regolare comunque in qualche maniera andando a riportare del materiale o a trovare il modo di fermare il grilletto appena dopo che ha abbandonato la monta sulla leva di scatto. Però bisogna sapere cosa si fa, bisogna capire bene quali sono le conseguenze delle cose che poi uno va a modificare, perché se non si è ben attenti a quello che si fa, non si è capito bene cosa si va a toccare, si possono anche creare dei problemi per la sicurezza dello scatto. Comunque il collasso di retroscatto è una cosa che normalmente, se modificata, non dà problemi. A meno Okay. che quando uno regola troppo la vitina che mi impedisce un elevato collasso di retroscatto, la regoli talmente poco che impedisce alla monta di scendere, allora non è nemmeno in colpa, lì diventa anche un Esatto, po' allora pericoloso. Perché poi basta una piccola vibrazione che poi magari il e ti colpo parte il parte. colpo, esatto. Quindi stiamo attenti, però grossi pericoli non ce ne sono. Tendenzialmente gli scatti modificabili, quando nascono modificabili, hanno dei limiti di sicurezza, cioè io posso andare oltre a un limite di sicurezza modificando uno scatto che è modificabile aftermarket. Gli scatti sono modificabili essenzialmente per la molla. La molla ha dei limiti ben precisi, quindi la molla ha dei limiti ben precisi, cioè la regolazione della molla può aumentare o diminuire il precarico molla e questo aumenta o diminuisce il peso di scatto. Però la molla in sé non è infinita. A un minimo e un massimo, al di sotto di un certo minimo, il grilletto non torna più indietro, oppure Esatto. torna indietro una volta sì, una volta no, e quindi siamo di nuovo in una situazione di potenziale pericolo. Quindi quello che uno può fare a un certo punto dice: non riesco a scendere abbastanza, sostituisco la molla. Sì, teoricamente si può sostituire la molla, quindi utilizzando una molla diversa. Ho un altro range di forza da applicare, perché la prima molla mi applicava un certo range di forza che era più alto, una molla un po' più debole mi applica un range di forza un po' più debole, però sempre entro certi limiti, quindi devo stare nei limiti che mi permette l'utilizzo della molla che ho impiegato. Quindi questo, la seconda parte, la seconda possibilità, io sconsiglio di fare queste cose. Adesso stiamo parlando in maniera teorica, ma è chiaro Certo, che beh, è l'azienda chiaro. sconsiglia di toccare gli scatti perché diventa pericoloso. Ma se vogliamo, dal punto di vista teorico, dal punto di vista della cinematica dello scatto, possiamo accorciare la monta. Possiamo accorciare la monta, quindi invece di avere 5 decimi di millimetro di monta, possiamo dimezzare facendo 2 decimi e mezzo. Questo diventa pericoloso. Dobbiamo porre molta attenzione quando si fanno queste cose. Terzo sistema è cambiare l'inclinazione degli appoggi. Ok. Quindi è chiaro che se io tiro e l'inclinazione delle monte mi fa sollevare la leva di scatto, io avrò un grilletto durissimo e che fila, quando si sente fila. Sì.
lo scatto perfetto è quello che non solleva la monta quando io tiro, ma non la fa nemmeno, che non solleva la leva di scatto quando tiro, ma non la fa nemmeno scendere. Quello è lo scatto perfetto. Se io vado a modificare i piani di appoggio in modo che quando tiro la monta scende leggermente, lo scatto diventa molto leggero, ma diventa anche pericoloso. Vado a lavorare, non più sulla sicurezza dell'appoggio dei piani, ma sull'attrito che mi impedisce teoricamente che i piani scivolino tra di loro anche se hanno una certa pendenza tra di loro. Quindi bisogna stare molto attenti. Ed è sempre a riguardo, ho sentito molti, anche qui glielo chiedo, ho sentito molti che dicono, amo la sicura entra, lo scatto è sicuro. È parziale, cioè è una cosa che perché Allora, molti fanno. qui il discorso è un po' complicato. Se vogliamo fare uno scatto sicuro, qual è il problema principale? Se non siamo insicura, quando chiudiamo l'otturatore con una certa forza, le vibrazioni e il fatto di spingere e di dare un colpo con l'otturatore alla carabina provocano delle inerzie sulle leve infulcrate. Allora, se queste leve infulcrate, essenzialmente il grilletto, perché le altre sono sensibili perché sono messe in orizzontale, il grilletto è messo in verticale in questo senso, la carabina tende a muoversi, il grilletto infulcrato ha delle inerzie, quindi la parte sopra e la parte sotto il perno di rotazione. Se le masse sopra e sotto e la loro distribuzione spaziale sono fatte in modo che prevalga una parte rispetto all'altra, nel chiudere, se lo scatto è molto leggero, lo scatto potrebbe cadere. Quindi essenzialmente, io devo stare attento che un grilletto non perfettamente bilanciato, se è troppo leggero, può cadere. Quindi il grilletto perfetto è quel grilletto che io prendo, infilo il suo perno in rotazione e lo faccio girare e lui si può fermare in qualsiasi punto. Se non è bilanciato, come lo muovo, lui oscilla e va a portarsi nel suo punto di equilibrio stabile. Deve essere in un equilibrio indifferente, quindi rispetto al perno in rotazione il grilletto deve trovarsi una posizione di equilibrio indifferente, lo posso mettere in qualsiasi posizione, lui deve stare lì. Ecco, questo è. Allora, avendo un grilletto strutturato in questa maniera, siamo molto più tranquilli. Nessun produttore fa un grilletto fatto in questa maniera. Io ci ho provato, si può fare con un po' di difficoltà, un po' di difficoltà. Ok, mi permetto, visto che parliamo da un po', mi permetto di farle l'ultima domanda, se posso. Poi dopo tirerei un po' le somme, e che lasciando, come ci dicevamo, alcune cose a una seconda puntata a cui lasciamo molte cose da dire. Hanno fatto delle domande riguardo all'intercambiabilità nelle carabine Sabatti, molti permettersi degli scatti aftermarket o modificarne, insomma, le caratteristiche. È possibile sulle nuove o No. no, No. non lo è, non lo Allora, sarà? io so che ci sono un paio di costruttori, tra cui BCM, che fanno degli scatti aftermarket per le nostre carabine. Devo dire che è stata una scelta fatta all'inizio, tanti anni fa, io ero ancora uno studente, quando si è deciso di fare lo scatto in quel modo. Abbiamo fatto uno scatto con misure metriche, quindi la distanza tra i due perni in millimetri. In realtà, se uno guarda uno scatto Remington, non è che sia poi così diverso, non è che sia poi così diverso, ma è sufficientemente diverso da impedire l'intercambiabilità. Quindi no, non è intercambiabile con altri tipi di scatto. Anche con Non è Tikka, cioè intercambiabile. anche col mondo finlandese, tra Non è virgolette, intercambiabile, europeo. non è intercambiabile, non è intercambiabile.
Allora, se avessi dovuto ripartire da zero oggi, avrei scelto di fare l'intercambiabilità con altri tipi di scatto. Ma questa scelta è stata fatta tanti anni fa, quindi la scelta delle dimensioni dello scatto, delle distanze interne, sono state fatte secondo un sistema metrico e non secondo un sistema pollice, misura americana. Insomma, questo impedisce di poter intercambiare lo scatto con scatti americani. Ok, grazie, direi che abbiamo Bene. risposto a tutto. E sì, Marco, infatti volevo dirlo adesso. Allora, oggi abbiamo parlato con Sabatti, ovviamente della ditta Sabatti, che ringraziamo infinitamente per questa possibilità. E abbiamo parlato di canne, abbiamo parlato di materiali, di lunghezze, di azioni, di passi di rigatura, di costruzione di canne, di azioni, e abbiamo parlato dei suoi scatti. E sicuramente ci mancano degli argomenti da trattare, argomenti che tratteremo visto qualche domanda, che saranno sicuramente, questa è una domanda che avevo fatto io all'ingegnere sulle teorie di Long dell'Optimal Barrel Time, che tutti i ragazzi con cui sparo dell'associazione usiamo molto, parliamo molto di queste cose e anche con qualche membro del gruppo. Avevamo fatto un piccolo, tra virgolette, sottogruppo per parlare degli argomenti di tiro a lunga distanza e visto che si era l'occasione volevo chiederglielo, ma siccome è un argomento ostico e di non facilissima interpretazione, abbiamo deciso di portarlo in una puntata dedicata in cui tratteremo anche le calzature e anche i nuovi, insomma, i proiettili della ditta, giusto? Va bene, sì, è un argomento affascinante, sia quello delle equazioni di Christopher Long che sono veramente interessanti. Cioè, gli approcci sono due, no? Prendi le equazioni, usale e trova la ricarica perfetta, bene, sufficiente per il tiratore, Esatto, oppure 90% dei tiratori. vogliamo andare a fondo e capire perché A me queste piacerebbe. equazioni funzionano, cosa ci sta dietro dal punto di vista fisico e perché succedono cose, e ci renderemo conto che succedono delle cose stranissime nella canna al momento dello sparo. Una delle cose stranissime che uno non potrebbe immaginarsi, neanche quella più fervida in immaginazione proprio. Quindi sarà molto interessante parlarne e anche delle altre cose, molto volentieri. Io allora grazie mille da parte di Calciatori Giovani, soprattutto grazie che ci ha dato questa grandissima possibilità. Grazie personale, per me è stato veramente un onore e spero sicuramente ci rivedremo. E, grazie a tutti, buonasera ingegnere. Buonasera a voi e grazie Buona della serata. pazienza. Ma va là, grazie mille. Grazie davvero. Arrivederci. Alla prossima. E ovviamente lo pubblicheremo, scusate, il video finisco sarà salvato sia su Facebook, quindi voi lo potrete trovare sul nostro gruppo Cacciatori Giovani, ma abbiamo deciso da un po' di tempo perché molti ragazzi ci chiedono di poter vedere le live perché magari le hanno perse, le scarichiamo da Facebook, le mettiamo su un apposito link di YouTube in modo tale che uno possa vederle quanto vuole e che non vengano mandate giù dai vari post di Facebook perché poi dopo uno non riesce più a ritrovarle. E quindi le mettiamo sul link dedicato e anche questo link lo mettiamo sul gruppo, quindi sarà sempre Bene. disponibile. Bene. Grazie mille. Arrivederci, Buona buonasera. serata a tutti, arrivederci, grazie.